sedute del 18 novembre. Politiche fiscali ed economiche. Comunicazioni sul maltempo. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta in merito alle politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione. L'assessore alla difesa del suolo ha poi riferito all'Aula sui danni causati dal maltempo in Piemonte, cui ha fatto seguito la discussione e l'approvazione di una mozione unitaria. In chiusura di seduta sono stati approvati 2 ordini del giorno per il finanziamento della linea metropolitana di Torino. In primo piano. Il presidente della Giunta, Sergio Chiamparino, è intervenuto in aula il 18 novembre sulla manovra finanziaria, sottolineando che l'intervento di rimodulazione fiscale colpisce chi ha redditi superiori ai 50.000 euro e ancor di più chi è al di sopra dei 70.000. Oltre a nuove entrate ci sarà un piano di riduzione dei costi. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con interventi di tutti i gruppi. Come Partito Democratico chiediamo al governo del Paese, guidato da Matteo Renzi, non denari in eccesso, non dei prestiti, ma chiediamo un aiuto, semplicemente un aiuto in termini da consentire alla nostra regione di ripartire. Abbiamo chiesto che per i primi 2 anni l'indebitamento della regione sia gestito con una modalità transitoria, perché noi vogliamo mettere mano all'organizzazione regionale, ridurre la spesa in modo intelligente e sostenibile per i cittadini. Abbiamo bisogno di un momento per superare questa fase critica, sapendo che da parte nostra c'è tutto lo sforzo e tutta la determinazione per fare subito le cose che servono per il Piemonte. In merito alla comunicazione della Giunta regionale, noi dobbiamo rilevare che non ci sono in questo momento tutte le azioni che vorremmo da parte della Giunta regionale, perché ci sono solo una serie di interventi settoriali che riguardano purtroppo l'aumento della tassazione, non chiara la diminuzione delle spese e addirittura non è presentato il piano che riguarda la sanità. Sono tutta una serie di interventi che devono essere visti complessivamente, perché l'equilibrio nasce da tutto ciò. L'assessore alla difesa del suolo Francesco Balocco ha informato l'Aula il 18 novembre che è in corso la stima dei danni delle alluvioni che hanno colpito il Piemonte. L'importo complessivo supera i 100 milioni di euro, senza considerare i danni ai privati. Dopo il dibattito, il Consiglio regionale ha approvato una mozione unitaria che impegna la Giunta a rivedere il piano regionale strategico delle opere di difesa del suolo. Le commissioni ambiente e urbanistica hanno licenziato a firma di tutti i gruppi consiliari una mozione in cui si chiede una linea di finanziamento per gli interventi dell'emergenza di questi giorni, ma anche una linea di finanziamento strutturale che tenga conto delle necessità del territorio, quindi dei bacini idrogeografici, ma anche dei piani territoriali, dell'urbanistica e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché non si può spendere più per l'emergenza che per la pianificazione del territorio. L'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle con la mozione della seconda commissione consigliare relativo al dissesto idrogeologico verte essenzialmente sul tema fondi terzo valico che dovranno essere utilizzati secondo noi per il ristoro dei danni alluvionali patiti dalla provincia di Alessandria e in particolare dal Novese.